Dei 2.883 dipendenti delle 7 province venete, 1.979 sono i lavoratori che svolgono le funzioni cosiddette fondamentali, secondo la legge Delrio, mentre il personale di ruolo adibito a funzioni non fondamentali ammonta a 904 unità. 1.000 persone da ricollocare. Lo spaccato della situazione è emerso nel corso dell'insediamento a Venezia del tavolo di confronto per l'attuazione della legge di riforma, presenti in regione e sindacati. Entro il 31 marzo dovrà trasformarsi in un quadro certo. Comuni ed enti statali destinatari dei lavoratori da ricollocare. Tre i messaggi che il Veneto porterà al governo giovedì in conferenza delle regioni. Uno, dovrebbe esserci un accompagnamento anche finanziario di questo personale che si sposta da un ente all'altro. Due, anche i decreti attuativi previsti dalla legge che non arrivino al 31 marzo se dobbiamo lavorare in tempo appunto per fare le cose fatte bene. Tre, appunto, che le centralizzate, quindi i ministeri o le agenzie nazionali, diano i numeri della necessità di personale per coprire le piante organiche prima possibile. Attendiamo di capire quali siano le funzioni che rimangono in capo alle province o quelle che vengono avvocate alla regione per poi attuare completamente questa riforma o disordine creato dal governo Renzi e da Del Rio. L'assorbimento del personale da parte dei comuni non peserà sul patto di stabilità, ma questo non risolve le cose. Questa è una scelta che comunque ci è capitata in legge di stabilità, lo abbiamo saputo a metà dicembre che questa era la strada, adesso vedremo che cosa è possibile fare o no. Fuori dal palazzo la manifestazione dei lavoratori, Treviso, la provincia più colpita, già deliberati i primi prepensionamenti. Se si è avviata la procedura, ci sono già 25 esuberi dichiarati e poi comunque sì, se la regione non approva una legge per il riordino delle funzioni, i numeri erano abbastanza alti, i numeri sono alti perché sono più di 200 persone.